Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 7, 23 febbraio 1906. Questa mattina stavo pensando al nostro Signore nell'atto che l'inchiodavano in croce e lo stavo tutto compatendo e il benedetto Gesù mi ha detto: Figlia mia, non furono le sole mani e piedi che furono inchiodati in croce, ma tutte le particelle della mia umanità, dell'anima e della divinità restarono inchiodate tutte nella volontà del Padre, perché la crocifissione fu volontà del Padre. Perciò restai tutto nella sua volontà, inchiodato e trasmutato. E ciò era necessario, perché che cosa è il peccato se non un ritirarsi dalla volontà di Dio, da tutto ciò che è buono e santo che Dio ci ha dato, credersi da per sé stesso qualche cosa ed offendere il proprio Creatore? Ed io, per riparare questa audacia e questo idolo proprio che si fa alla creatura di se stessa, volli sperdere del tutto la mia volontà e vivere nella volontà del Padre a costo di grande sacrificio.
Capitolo 5, 28 febbraio 1906. Questa mattina il benedetto Gesù, quando appena si è fatto vedere, mi ha detto: Figlia mia, l'onore più grande della creatura, l'onore più grande che la creatura può dare a Dio come creatore, è il dipendere in tutto dalla sua volontà divina. Ed il creatore, vedendo che la creatura fa il suo dovere verso il creatore, le comunica la sua grazia. E mentre ciò dicevo, usciva una luce da Gesù benedetto e faceva comprendere il modo come comunica la grazia. Ed io comprendevo così che l'anima, per esempio, sente in se stessa un annientamento di se stessa, vede il suo nulla, la sua miseria, inabilitata a fare ombra di bene. Ora, mentre si sente in questo modo, Dio comunica la sua grazia e la grazia della verità, sicché l'anima scorge in tutto la verità senza inganno, senza tenebre. Ed ecco, ciò che Dio è per natura, verità eterna che non può ingannare né essere ingannata, l'anima diventa per grazia. Ossia, l'anima sente un distacco dalle cose della terra, vede la loro fugacità, instabilità, come tutto è falso, tutto è marciume, tutto merita di essere aborrito anziché amato. E Dio, mentre l'anima si sente in questo stato, comunica la sua grazia, la grazia del vero amore e dell'amore eterno. Comunica la sua bellezza in modo da far impazzire l'anima amante e l'anima resta ripiena dell'amore e della bellezza di Dio. Ed ecco, ciò che Dio è per natura, amore e bellezza eterna, l'anima diventa per grazia. E così di tutte le altre virtù divine, che se volessi dire tutto andrei troppo per le lunghe. Solo aggiungo che la grazia previene l'anima, la eccita, ma allora si comunica ed entra a prendere possesso quando l'anima le mastica quelle verità e come cibo se le inviscera nel proprio seno. Perciò non tutti ricevono gli effetti detti sopra, perché come i lampi se li fanno sfuggire dalla mente e non vi fanno posto. 4 marzo 1906, capitolo 6, continuando il solito mio stato, stavo dicendo tra me stessa: Signore, manifestatemi la vostra volontà. Se devo o no stare in questo stato, che ci perdete? Un sì o un no che dovete dire? Mentre ciò dicevo, Gesù si è fatto sentire al mio interno e mi ha detto: Figlia mia, dico che voglio che esci da questo stato di vittima, ma se lo fai, guai. E io, se voi stesso mi dite che vorreste che esca, non devo farlo? E lui, devo dirtelo, spingerti, violentarti e non devi farlo, perché una figlia che sta sempre con suo padre deve conoscere il temperamento del padre, il tempo, la causa. Deve tutto ben ponderare e se ciò occorre, deve dissuadere il proprio padre di darle quel comando. Ed io, non l'ho fatto perché l'ubbidienza non vuole. E lui, senza darmi tempo, se te lo permettono, povero a colui che ciò farà. Io nel sentire ciò ho detto: Signore, pare che questa volta volete tentarmi e crearmi tanti imbarazzi. Io stessa non so più come regolarmi. E lui: Ho voluto scherzare un po' con te. Non scherzano qualche volta gli sposi fra loro? Ed io non potevo fare altrettanto. Chiudiamo con questa singolare, ecco, molto significativa, chiamiamola facezia di Gesù, che poi con l'aiuto della grazia commenteremo perché fa comprendere molte cose, ovviamente belle, di quella che è la vita intima tra Gesù e coloro che si donano completamente a lui, no? Allora, qui abbiamo un piccolo prologo al cuore della meditazione, che è il capitolo centrale, costituito dalle parole dette da Gesù riguardo la crocifissione. E Gesù spiega che non solo le mani e i piedi che furono inchiodati in croce, ma usa questa espressione, tutte le particelle della mia umanità, dell'anima e addirittura della divinità restarono inchiodate tutte nella volontà del Padre. Perché la crocifissione fu volontà del Padre.
E qui si ricorderanno chi fa le ore della passione, ricorderà bene quella scena drammatica che precede con la condanna a morte da parte di Ponzio Pilato, il gesto del lavarsi le mani, quando il primo a dire figlio mio ti voglio morto e morto crocifisso è appunto il padre, in quella drammatica, commovente sequenza che presenta Luisa, no? Dove anche la Madonna addirittura dice figlio mio ti voglio morto crocifisso, no? Quindi sappiamo bene che la crocifissione di Gesù fu volontà del Padre, non perché certamente non amasse il figlio, ma perché amava noi, dice San Paolo, fino a dare il figlio, il suo unico figlio, per dimostrarci quanto ci ama, perché senza questo gesto di Gesù sarebbe stata impossibile la redenzione dell'uomo. E certamente non è un'impossibilità assoluta, perché non possiamo mettere alcuna necessità in Dio, quindi forse poteva esserci un altro modo, ma sappiamo anche che quello scelto dal Padre, che è questo che concretamente si è verificato, è stato scelto perché era il migliore e il più efficace, senza nessun dubbio. E Gesù spiega che questo atto è stato un atto di totale immolazione alla volontà del Padre, che ha coinvolto tutto il suo essere. Restai tutto nella sua volontà, inchiodato e trasmutato. E quindi questa forma di, oserei dire, di adesione assoluta che questo atto ha determinato tra il Figlio e la divina volontà, del Padre, era, come dire, il rovesciamento sostanziale del peccato, perché il peccato è sempre un ritirarsi dalla volontà di Dio, quindi un allontanarsi, uno sganciarsi, disgiungersi. Questo è proprio il costitutivo formale del peccato, no? E quindi il rifare l'uomo, quindi il redimere il peccato, comporta un atto assolutamente, perfettamente contrario a quello che il peccato è. E quindi questa forma di adesione assoluta, ecco, integrale alla volontà del Padre. Quando si fanno queste meditazioni appare proprio l'assurdità, la follia, ecco, la nefandezza proprio intrinseca del peccato, ecco, concetto su cui oggi più che mai Pio XII, che diceva che negli anni 50, insomma, il più grande delitto compiuto era l'aver causato la fine del senso del peccato, ma in questa nostra società attuale, che è completamente corrotta, secolarizzata e mondanizzata, il senso del peccato è ampiamente scomparso, quindi fa parte anche di un cammino di autentica conversione il recuperare il senso del peccato, quindi riformare la propria coscienza, non bisogna mai dimenticarlo. È stato un atto di riparazione, dice Gesù, di questa audacia folle, quindi credersi da per se stessi qualche cosa e sganciarsi dal proprio creatore, e questo idolo proprio che si fa alla creatura di se stessa. Si chiama l'autolatria, ecco, l'idolatria di se stessi. Credersi qualcuno o qualcosa tale da poter vivere in maniera sganciata autonoma da colui che è infinitamente più grande, più sapiente, più santo, più intelligente di noi, che ci ha creato per puro amore, che tutto quello che dispone per noi è sempre solo e puro amore, solo nostro bene. Rebus sic stantibus, direbbero i romani,
si passa al secondo capitolo. Quindi, stando così le cose, è evidente che l'onore più grande che la creatura può dare a Dio come creatore è il dipendere in tutto dalla sua volontà divina. Cosa questa che è una scelta. Ecco. Una scelta qui da vivere giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto, istante per istante, attimo per attimo, no? Mai uscire volontariamente e deliberatamente dalla volontà di Dio. Certo, noi non sappiamo in ogni istante discernere perfettamente dove si trova con perfezione la divina volontà. Anche questa è una cosa che piano piano si raffina, si impara, no? Ecco, io tante volte ho evidenziato come siamo sempre in cammino. Il nostro Signore non sempre ci dice tutto e subito, no? Per cui magari ci sono delle cose, faccio questi esempi perché poi mi arriva a volte qualche risonanza di fraintendimenti o non corretti intendimenti, no? Ci sono delle cose che per la singola persona, magari il Signore in un certo momento non gli dà la chiarezza di capire che non è il caso. Supponiamo un divertimento lecito o inutile, no? Di per sé, quando un divertimento è lecito, lo si può prendere, d'accordo? Però bisogna vedere se a quella singola anima che si trova in quella singola situazione, in quel singolo momento, contesto e circostanze, che è chiamata a quel certo grado di santità, Dio gli chiede, per esempio, di farne sacrificio. Questo noi non lo possiamo sapere a priori. D'accordo? Noi possiamo pensare che se una cosa non è perfettissima, come dire, o assolutamente ipso facto, non si può fare perché ci sarebbe di meglio da fare. Campare in questo modo poi diventa non sano, no? Ecco. La cosa importante è che l'anima abbia questo rapporto assoluto sempre sereno con un Dio che si sa essere amore assoluto, d'accordo? Quindi, come dire, l'habitat in cui avviene la crescita, che è una crescita, è un rapporto di amore sempre più intenso, d'accordo? Non in una relazione con qualcuno che ci vuole togliere qualcosa, imporre qualche cosa contro la nostra volontà. Questo non è un modo corretto, ecco, né sano, ecco, di vivere questo cammino. Quindi, con calma, dentro un sincero desiderio di essere sempre più e sempre meglio, ecco, uniti alla volontà di Dio, nell'ascolto quindi delle delicate sollecitazioni che se il Signore vuole fa sentire la nostra coscienza, piano piano si cresce. Anche perché Dio non a tutti chiede le stesse cose, non a tutti chiede certe rinunce, cioè non ci sono delle regole oggettive universali e imprescindibili. Ripeto, cioè, la vita nella divina volontà fa maturare la persona, nel senso che la fa mettere piano piano sempre più in grado di interfacciarsi personalmente con il Signore e discernere piano piano quello che a Lui, come dice San Paolo, è più gradito e perfetto. Spero di essere stato chiaro, insomma, perché questo passaggio è essenziale, no? Ora, tutto questo non potrebbe operarsi in noi senza la grazia. Adesso qui è bellissima la spiegazione che dà Luisa, no? Perché il punto fondamentale è questo, cioè l'anima comincia a veramente perdersi e sperdersi nella divina volontà e non vuole più conoscere nemmeno la propria, quando capisce quanto è bello Dio, quanto è degno di amore, quanto è bello amarlo, d'accordo? Ecco, e questo chiaramente è anche questo un percorso, d'accordo? Perché la prima cosa
Qui Luisa fa comprendere molto bene proprio le tappe della grazia, proprio questo è evidente, insomma, che questo parli Gesù, perché un'anima semplice non credo che possa avere una chiarezza di questo genere, anche se sicuramente ha vissuto queste cose. La prima cosa che succede è che l'anima sente in se stessa un annientamento di se stessa, vede il suo nulla, la sua miseria, inabilitata a fare ombra di bene, e Dio le comunica, attenzione, la grazia della verità. La prima cosa che il Signore, per grazia, opera nella nostra anima è metterci nella verità. E la verità è questa: che io sono un nulla, un misero, non so buono a fare niente di buono, zero. Incapace di compiere alcuna azione utile alla sua stessa. Invece Dio, e quindi questo chiaramente mi dà un senso di instabilità, no? Di insicurezza, ma al tempo stesso si scorge la verità assoluta che Dio si scorge la roccia, d'accordo? Quindi non ho in me il principio di sicurezza, ecco, di compiutezza, di completezza, ma lo trovo immediatamente in Dio, perché insieme all'apparizione serena, ecco, della coscienza della nostra miseria, cosa che avviene anche questa in maniera dolce e soave, non agitata, turbata e angosciata, perché le operazioni divine hanno sempre la caratteristica della pace, e al tempo stesso si scorge questa essenza di Dio di essere la verità eterna, che non inganna né può essere ingannata. E questa verità viene scorta dall'anima, e questa la fa muovere immediatamente, questa coscienza, alla ricerca sempre più convinta e decisa di Dio. Questo è il primo step. Seconda operazione della grazia. Dopo la verità, Dio si mostra come bellezza e come amore. E questo determina due tipi di situazioni. Da un lato, l'anima, differentemente da prima, sente un distacco dalle cose della terra, vede la loro fugacità, instabilità, come tutto è marciume, tutto è evanescente, spesso è falso, e quindi c'è un distacco dell'amore, cioè il problema è questo qui. Le persone non vanno dal Signore, si avvoltolano nel mondo perché le amano le cose del mondo, e amano le cose del mondo perché? Perché pensano che quelle siano degne di essere amate, perché ti diano la felicità. Allora, siccome Dio ti dice di allontanarti da queste cose, non mi muovo verso il Signore perché già lo so, se mi muovo verso il Signore dovrò poi rinunciare a quelle cose che mi piacciono tanto. E così capite che questo inganno satanico con cui sono tenuti in schiavitù tutti gli esseri umani, bisogna spezzarlo, bisogna, altrimenti nessuno andrà mai da nostro Signore, rimanendo nell'inganno però, cioè, e non trovando la felicità che cerca, perché lì si trova la morte. Allora, dopo appunto aver illuminato sulla verità, c'è questo secondo step, che è uno step che ancora in parte è figlio della luce, dell'illuminazione della verità, cioè tu cominci a vedere le cose, insomma, a riflettere un po', no? Ma io ho una vita che mi do alla lussuria, ma sono così tanto felice, sono felice di questa vita? Ho trovato quello che stavo cercando? Sì, c'ho un sacco di soldi, posso fare tutto quello che mi pare. E questo mi appaga? Siamo sicuri? E c'ho il successo, c'ho un buon lavoro, c'ho una bella casa, tutto quello che noi ci pare, no? Siamo sicuri? Si vede, ecco, che tutte quante queste cose sono meno che niente. D'accordo? La bellezza si corre via. I soldi sono sempre cosa molto instabile, d'accordo? Si possono, ecco, specialmente con tutti questi spread che adesso girano, insomma, si possono liquefare, che non si dica, insomma, no? Ecco. E così vale per tutte le altre cose. Comunque, appare questa seconda operazione in cui il mondo appare come sommamente detestabile, quindi non così amabile
come continuamente noi ce lo rappresentiamo e come esso si rappresenta, perché uno dovunque si gira in tutte quante le vetrine mondane, televisioni, teatri, jet set del mondo, insomma, sembra che siano tutti belli, lieti, felici e contenti, insomma, no? Quindi che sia il massimo della felicità poter condividere un giorno quel sogno nel cassetto di questo tipo di vita perfettamente mondana, ma così non è. Allora, contestualmente con questo tipo di operazione, dice che Dio comunica la grazia del vero amore e dell'amore eterno. Quindi lo fa innamorare di lui e al tempo stesso comunica la sua bellezza e fa impazzire l'anima. Ecco perché cioè, ci si innamora poi di Dio. Cioè, la vita nella divina volontà è vita di amore, cioè il processo che si vive con Dio è analogo, anzi, cioè analogo perché presenta dei punti di contatto, ma è molto più grande, molto più forte di quello che si innesca con il processo dell'innamoramento umano. Cioè, è così. Ed ecco ciò che Dio è per natura. Amore e bellezza eterna, l'anima diventa per grazia. Cioè, l'anima a contatto con questa diventa amabile e diventa più bella. Ma al tempo stesso, avendo conosciuto il vero amore e la vera bellezza, è liberata dall'inganno e dalla trappola dell'andare a cercare tutto questo, come tutti gli uomini fanno, dove non c'è. Tutti gli uomini fanno e si vanno a distruggere la vita. Un sacerdote, insomma, che sta in cura d'anima, che parla con le persone, che ascolta le confessioni, assiste quotidianamente a questo spettacolo. È tutto quanto un inganno di fondo, no? Dove la vita ha camminato per un certo periodo, in certi orizzonti, e le persone convintissime, insomma, che cosa io stavo cercando un po' d'amore, stavo cercando un po' di felicità, cioè, che ne so. E poi però purtroppo a un certo punto si accorgono della devastazione, di tutta l'ondata di male che questo ha prodotto. E per scovare questo inganno ci vuole un'azione della grazia. Attenzione però, come opera, e qui è un punto fondamentale, dice Luisa, dice Gesù attraverso Luisa in pieno conforme con la dottrina autentica, attenzione, della Chiesa, che la grazia previene ed eccita l'anima. Noi non potremmo neanche volgersi verso Dio se non fossimo prevenuti dall'azione della sua grazia. Però questa prevenzione, questa eccitazione deve essere accolta dall'anima, perché Dio delicatamente gli manda degli input in tante circostanze di vita, ma si possono fare spallucce, o si possono respingere. O ci si può incaponire, incancrenire, intestardire nelle proprie convinzioni e rimanere in questo stato. Quindi questo processo parte in forma integrale, quindi prima la verità, poi l'amore e la bellezza, e quindi prima la coscienza del proprio nulla, e poi la coscienza del nulla del mondo, e quindi l'innamoramento di Dio, e quindi tutto diventa niente in confronto a Lui, anche se ovviamente questo non significa che non si faccia più la vita che uno deve fare in questo mondo, no? Quindi anche qui mi raccomando, ecco, testa e intelletto, insomma, nel comprendere rettamente le cose. E questo parte però se c'è questa primordiale apertura dell'anima. Allora si comunica e entra a prendere possesso quando l'anima le mastica quelle verità e come cibo se le inviscera nel proprio seno. Ecco, quando il Signore dà delle cose, subito uno comincia a assecondare. Io tante volte ho sentito queste cose, no? Gli hanno dato una bella ispirazione, ha sentito quella bella predica, ha ascoltato per caso quella bella catechesi, fermi tutti, approfondiamo, camminiamo, ancora. E lì il gioco è fatto. Una volta che uno fa questo qui, il resto lo fa tanto il Padre Eterno. E poi, certamente, lui già spiega, gli effetti di sopra non sono ricevuti tutti quanti. Non sono ricevuti da tutti, né da tutti allo stesso modo, perché molto spesso, e questo capita purtroppo tantissime volte, perché la stragrande maggioranza delle
allettazioni, chiamiamole così, della grazia vanno a finire in malo modo, perché le anime non vi corrispondono, non le accolgono. Ecco perché la guida degli uomini, conti, perché non è che Dio non le fa, Cioè Dio è amore infinito nei confronti di ogni essere umano, quindi non esiste uomo che non senta queste cose nel cuore, non c'è. Purtroppo però, e questo è un altro grande dramma, insomma, no? Queste sortite dell'Altissimo nei cuori delle anime per cercare di delicatamente portarle verso il bene, nel rispetto della loro dignità e libertà, vanno quasi tutte fallite. Due parole, cioè, qui c'è questo discorsetto, no? Che è del tutto contingente, no? Quindi Gesù scherza, quindi prima gli dice: voglio che esci, se non lo fai guai, ma se qualcuno si azzarda a dirti di uscire, poi se l'avete con me, no? E tutte queste cose qui. Gesù scherza. Oggi abbiamo imparato che dall'alto scherzano, quindi scherzare santamente non è peccato, anzi, specialmente quando si ama qualcuno. Non scherzano qualche volta gli sposi fra loro? E io non potevo fare altrettanto? Allora, queste piccole chicche che Gesù gli ha fatto scrivere a Luisa, come altre che riguardano alcune loro, come dire, esperienze molto intime, che Luisa con grandissimo imbarazzo scriveva, Gesù le fa scrivere perché noi correggiamo alcune idee distorte che noi abbiamo di chi Dio è. Un po' da quadretto, no? Ecco, immaginiamo le rappresentazioni, per carità, che non posso, adesso non voglio essere, come dire, sprezzante, no? Ma tu vedi Dio Padre che è questo vecchio con la barba che sta sempre mezzo accigliato, insomma, no? Che poi c'è il crocifisso vicino e che lo fa calmare un pochino, e la colombina dello Spirito Santo, per carità, sono tutte quante rappresentazioni significative, espressioni di arte, di cultura, che veicolano comunque, come dire, un messaggio, no? Ecco, però bisogna fare attenzione, cioè Dio Padre è amore esattamente come Dio Figlio, è come Dio Spirito Santo, d'accordo? Quindi non è rappresentabile in quel modo, no? Quindi, per dire, l'amore che Gesù ha nei nostri confronti non è semplicemente un amore freddo, distante, dice sì, io ho sofferto per te, quindi ti devi pure sentire un po' in colpa perché io ho sofferto per te, no? Quindi adesso fai il bravo, quindi sto esagerando, sto caricando un po', no? Cioè, dobbiamo sempre più aprire il cuore, lasciare spazio alla scoperta autentica dell'amore di Dio, diceva. Diciamo, facciamo sempre, perché dell'amore di Dio troppo, molto si parla e molte volte in maniera non troppo consona, ma poco si conosce in verità. Vivere nella divina volontà è fare una vita di amore divino anche in questo mondo, per tutti, non riservata a preti, suore, frati e no. Ecco. Universalmente disponibile, perché non è che Dio c'ha, se lo dovesse aver riservato soltanto per così poche persone, insomma, ecco. Solo che perché questo sia accolto devono anche saltare alcuni meccanismi della nostra capoccia, cioè dice: no, questo non può essere. E chi te l'ha detto che non può essere? Cioè, noi non è che conosciamo Dio per essenza, e quindi dobbiamo essere aperti a conoscerlo in base a come lui si fa conoscere e si rivela.
Beh, no, Santa Vergine, tu conoscevi molto bene, ecco, in verità, chi era l'Altissima, certamente molti sono stati gli scherzi tra te e l'Altissimo, io sono personalmente molto convinto. Ecco, aiutaci ad avere un occhio sempre molto grato nei confronti di Gesù e una grande intelligenza per comprendere la grandezza e il valore della Divina Volontà. Aiutaci soprattutto ad essere sensibili, ecco, e buoni riconoscitori, ecco, di tutti quanti gli input che la grazia di Dio in continuazione fa alle nostre anime, perché non ne mandiamo nessuno perduto e sprecato. Ecco, e perché quello che Dio vuole fare con noi e di noi possa compiersi senza che trovi ostacoli in anime che gli oppongono resistenza e che impediscono alla grazia di Dio di portarci dove vuole e di trasformarci come vuole. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.